In questi giorni i contribuenti di Caltagirone riceveranno l'avviso di pagamento della Tari con allegati due modelli F24 precompilati per il versamento delle due rate di acconto 2015 con scadenze fissate il 16 settembre, prima rata di acconto, e il 16 ottobre, seconda rata di acconto. Ne dà notizia il servizio tributi del comune di Caltagirone. Per l'anno 2015 spiega lo stesso ufficio il versamento della Tari destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato in tre rate. Esse sono suddivise come segue. Prima rata a conto con scadenza 16 settembre 2015. Seconda rata a conto con scadenza 16 ottobre 2015. Terza rata saldo conguaglio con scadenza 16 novembre 2015, per la quale è previsto l'invio di un successivo avviso di pagamento, il cui importo sarà calcolato, scomputando quanto richiesto in acconto dal tributo dovuto per l'intero anno, determinato applicando le tariffe e le riduzioni Tari per l'anno 2015. I contribuenti che desidereranno ricevere i futuri avvisi di pagamento Tari e ogni altra comunicazione tramite email sono invitati a farne espressa richiesta scritta anche tramite posta elettronica. Aderire a questa iniziativa significativa e importante per il Comune e per i suoi contribuenti consentirà, oltre a migliorare la comunicazione, a rendere più trasparenti e immediati i rapporti con il servizio tributi, a registrare un notevole risparmio in termini di costi di spedizione postali, di stampa, di utilizzo di carta e a risolvere il problema dello smarrimento o mancato recapito della corrispondenza ordinaria. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicato il modello della richiesta. Ed è disponibile la possibilità di firmare il referendum abrogativo di tutta la legge scuola numero 107/2015 presso la segreteria generale del comune di Caltagirone, piazza municipio secondo piano, presso l'URP, in via Luigi Sturzo numero 6 a piano terra, tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 12:30 e il martedì pomeriggio dalle 16 alle 18. Chi fosse interessato può recarsi lì. Su iniziativa dell'Ufficio Comunale Ecologia del Comune di Caltagirone, allo scopo di contrastare la proliferazione di insetti, tornerà ad essere effettuata dal 17 al 19 agosto, dal 27 al 29, in entrambi i casi alle 23, dalla ditta Dasti, affidataria del servizio di igiene ambientale, la disinfestazione secondo questo programma: lunedì 17 centro storico, martedì 18 centro nuovo, mercoledì 19 periferie e frazioni, giovedì 27 centro storico, venerdì 28 centro nuovo, sabato 29 periferie e frazioni. I cittadini sono pertanto invitati nelle suddette giornate a lasciare chiuse le imposte e a non esporre sui balconi generi alimentari, panni ed altro, allo scopo di evitare eventuali contatti con i prodotti usati. Il comune di Mazzarrone, in occasione della nona edizione del Festival Internazionale dell'Uva da Tavola IGP, ha indetto il concorso Sculture d'Uva edizione 2015. Il concorso prevede la realizzazione delle strutture e sculture ricoperte da chicchi di uva che comporranno il percorso espositivo, il quale si inserisce all'interno delle manifestazioni che si svolgeranno dall'11 al 13 settembre. Tra le finalità del progetto si hanno la valorizzazione del prodotto cardine dell'economia del territorio, cioè l'uva, l'incremento turistico e la promozione del territorio e la tipicità ed esclusività dell'iniziativa che mira a caratterizzare il festival. I termini e le modalità di presentazione dovranno essere presentati entro le ore 14 del 18 agosto presso il comune di Mazzarrone. Continuano i festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Ponte, compatrona di Caltagirone, pellegrina della diocesi, nel 443 anniversario della sua apparizione. Il programma prevede domenica 16 alle 10 celebrazione eucaristica, che sarà ripetuta anche alle ore 19:30. Sabato 22, ottava festa della Beata Vergine Maria Regina, alle 18 Santo Rosario contemplato e canto delle lodi, alle 19 celebrazione eucaristica, alle 20 processione eucaristica, saluta la Vergine e chiusura dei festeggiamenti.
Tra le manifestazioni folcloristiche e culturali, lunedì 10, martedì 11, mercoledì 12 agosto alle 16.30, non c'è gioco senza te, giochi di quartiere per i bambini e i ragazzi. Martedì 11 alle 21.30, Straponte, passeggiate e intrattenimento per le vie del quartiere. Giovedì 13 alle 21.30, serata di fraternità, animazione musicale con i giovani a cura dei vari gruppi giovanili della città. Sabato 15 alle 19, offerta votiva delle tovaglie della Quartara, presentate e offerta dal maestro Antonio Navanzino. Si svolgeranno, organizzati dall'Azione Cattolica Italiana e dalla Diocesi di Caltagirone, i campus estivi 2015 per il gruppo Azione Cattolica Ragazzi dal 26 al 30 agosto presso l'Oasi Madonna del Sorriso di Messina. Per informazioni è possibile rivolgersi ai vari referenti di settore dell'Azione Cattolica della Diocesi Calatina. Granieri torna protagonista nella manifestazione Sapori Rinavota 2015, venerdì 28 agosto, con l'apertura della mostra Artifici a cura dell'associazione Terra Erea. Alle ore 19.30 avverrà l'esposizione del Santo Patrono San Giovanni Battista sul sagrato della Chiesa per una venerazione da parte dei fedeli. Alle ore 20.30 apertura della Kermesse Sapori Rinavota con la degustazione di prodotti tipici e numerosi ospiti durante la serata. Conclusione affidata a Ruli Rodriguez in concerto alle ore 22.30. Il Comune di Mirabella, in occasione dell'estate 2015, organizza diverse attività culturali secondo il seguente calendario. Domenica 16 agosto alle ore 18.30 in Piazza Vespri, corteo storico a cura della Proloco di Mirabella in Baccari. Alle ore 21 presso il Palazzo Biscari, inaugurazione seconda edizione della mostra fotografica a cura dell'associazione AVPC Imacara di Pino Zaccaria. Lunedì 17 agosto alle ore 21 in Piazza Vespri la quarta festa del cane a cura dell'associazione Cuore a quattro zampe. Martedì 18 in Piazza Vespri alle ore 21 18esima Ludo Festival prima parte con ospite d'onore Sabino Del Veto. Mercoledì 19 sempre in Piazza Vespri alle ore 21 la seconda parte della 18esima Ludo Festival. Ospiti di onore i maestri Salvo Cavolina e Salvo Falcone e il cantante Sabino Del Vento. Giovedì 20 agosto in Piazza Vespri alle ore 18 apertura stand della prima festa del contadino, alle ore 18.30 spettacolo del gruppo folcloristico La Spiga, alle ore 19 degustazione dei prodotti tipici locali melone e angurie e alle ore 21 spettacolo di danza a cura della scuola di danza Corea diretta da Serena Tiggano. Aggiornamenti nelle prossime edizioni. Giovedì 27 agosto alle 18.30 presso il campo Pino Bongiorno, con ingresso libero, si svolgerà il nono Memorial Giovanni Bellavia. Aquile Calatine contro il Palazzolo.